Alcuni pianeti sono ricoperti di lava, altri sono fatti tutti di acqua. Ce ne sono di minuscoli e di enormi. Alcuni hanno periodi orbitali molto lunghi e altri brevissimi. La varietà dei pianeti fuori dal sistema solare è sorprendente. Ne sono stati censiti quasi 5.000, tutti da studiare. Orbitano intorno a una stella, come fa la nostra Terra con il Sole, ma ognuno a modo suo. Tutto ciò era inimmaginabile quando a Firenze, il 6 ottobre del 1995, il fisico svizzero Michel Mayor annunciò di aver scovato il primo pianeta extrasolare. Per quella scoperta gli è stato conferito il premio Nobel per la fisica nel 2019, insieme a Didier Queloz e James Peebles. Lo abbiamo incontrato a Roma, nella sede dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF. Eravamo molto sicuri della qualità delle misure. Credevamo di aver eliminato tutte le possibilità alternative. Quindi ne eravamo veramente certi. Ma c'erano stati così tanti casi di falsi rilevamenti in passato. Ho presentato i risultati a Firenze. C'erano almeno 300 astronomi in sala. C'era chi non ci credeva, chi contestava. Ma è così, è la scienza che funziona così. Oggi la ricerca di pianeti che orbitano intorno a una stella fuori dal sistema solare avviene in maniera massiccia. Sono tanti gli strumenti tecnologici avanzatissimi che vengono impiegati per questo scopo, una ricerca in cui l'Italia è in prima linea. Con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI, il nostro paese partecipa alle missioni internazionali KEOPS, Ariel e Plato, satelliti dedicati alla caratterizzazione dei pianeti e delle loro atmosfere. Non solo, l'INAF è impegnato nel Telescopio Nazionale Galileo, installato alle Isole Canarie. Galileo può contare su strumenti particolarmente sofisticati, lo spettrografo ottico ARPS-N e lo spettrografo infrarosso JANO-B. Sul Very Large Telescope dell'ESO, in Cile, sono invece installati gli strumenti SPHERE, dedicato alla scoperta e cattura di immagini di esopianeti giganti intorno a stelle giovani a noi vicine, ed ESPRESSO, che permette di rilevare e caratterizzare pianeti di massa terrestre nella zona abitabile di stelle di tipo solare. Infine, dal 2013 in orbita c'è Gaia, satellite dell'Agenzia Spaziale Europea, dedicato a realizzare la mappa più precisa di sempre della Via Lattea. A fine missione, Gaia produrrà un catalogo contenente decine di migliaia di nuovi esopianeti. Tra questi, il presidente dell'INAF Marco Tavani è certo che troveremo anche una nuova Terra. Ci contiamo veramente, perché la storia ha dimostrato che gli avanzamenti tecnici, il miglioramento dei telescopi, tutta l'elettronica, tutte queste tecniche molto complesse per individuare queste caratteristiche delle atmosfere, alla fine portano a un grande avanzamento. Quindi è un po' quello che avremmo potuto pensare quando il professor Mayor ha scoperto il primo pianeta. Alla fine di un lungo percorso di tentative e di prove, si sapeva che prima o poi ci saremmo riusciti, infatti poi ci siamo riusciti. 20-30 anni dopo siamo oggi, e quindi abbiamo migliaia di pianeti che sono stati, diciamo, caratterizzati, però non abbiamo ancora trovato il pianeta simile alla Terra, con caratteristiche dell'atmosfera simili alla nostra atmosfera. Quindi dobbiamo trovare l'ago nel pagliaio, e questo sarà possibile con questi telescopi di nuova generazione, appunto questo famoso ELT di 39 metri, che avrà una raccolta di luce enorme rispetto anche agli altri competitori, e quindi potrà vedere anche pianetini debolissimi e caratterizzarli con l'atmosfera, diciamo, individuando firme inequivocabili delle molecole, per esempio di ammoniaca, d'acqua, di anidride carbonica, cioè esattamente le stesse percentuali come la nostra Terra. È una battaglia, perché ci sono molti gruppi che vogliono ovviamente raggiungere lo stesso risultato, per cui è la solita battaglia amichevole, tra virgolette, tra Italia, cioè tra Europa e Stati Uniti soprattutto in primis, e poi all'interno anche degli europei, ogni paese cerca, insomma, poi di guadagnarsi una fetta. Il nostro istituto di astrofisica è molto coinvolto in queste ricerche, adesso in questi ultimi anni gli abbiamo dato moltissima importanza, e proprio con il ministro Messa, proprio recentemente, io ho molto insistito, e lei ha capito perfettamente l'importanza di questo programma futuro di caratterizzazione delle atmosfere dei pianeti, che sarà fatto con questo super telescopio da 39 metri, e lì vogliamo che l'Italia giochi un ruolo di leadership. La nuova Terra è un obiettivo ambizioso, ma va chiarito che sarà impensabile trasferirsi lì.
ovunque sia, sarà di certo troppo lontana per essere raggiunta da nostra nave, ma va cercata. Maior, che per inciso non crede affatto neanche alla possibilità della migrazione terrestre verso Marte, descrive questa ricerca come simile a quella di un archeologo. C'è chi scava in ogni parte del mondo per trovare tracce della nostra evoluzione e chi cerca frammenti della nostra storia nell'universo.